Salve! Hola! Eccoci! Eccoci di nuovo in onda! In onda! In onda! Grazie a Simone Vailati! Ce l'abbiamo fatta questa volta! Con dei applausi! Applausi finti! Applausi finti ma belli, posso dire! Allora, i mezzi sono quelli che vedete, che sono, però... C'è tanto cuore, tanta energia, tanta potenza, tanta voglia di andare avanti. Perché? Forse troppa? Forse troppa. Perché? Perché questa trasmissione è giunta alla seconda puntata della prima stagione. Ecco, questa è la cosa curiosa, è proprio questa. Ed è curioso il fatto che, nonostante sia andata in onda la prima puntata già da una settimana, nessuno ne abbia parlato. Questa è la cosa bella di questa trasmissione. Infatti questa è la cosa assolutamente prevedibile da parte nostra, però noi siamo contentissimi perché in questo modo riusciamo a costruire, ideare ed inventare anche una dinamica attorno al vibrafono, questo strumento meraviglioso che pochi conoscono, che molti confondono con lo xilofono. Questo l'abbiamo già detto nella prima puntata, mi corregga Simone se sbaglio. Esatto, e spero di essere, insomma, che siamo stati chiari, cristallinei, sì, in modo da evitare a tutte le persone che ci stanno ascoltando di scambiare in maniera erronea il vibrafono, sì, lo xilofono, sì, e oggi da quello che vedo introdurremo un altro elemento. È vero, nel frattempo ne approfitto e ne avvicino perché... Chiaramente era stato fatto per riuscire a far sì che io potessi entrare. Adesso non uscirei mai più da lì, lo sai. Non uscirò mai più. No, quindi ormai sono costretto in questa cintura tipica delle prigioni musicali, che mi costringe da una parte con la tecnologia, l'elettronica, dall'altra invece con gli strumenti acustici. Cari amici, una seconda puntata importantissima, caratterizzata proprio dal numero 2. Perché? Perché la seconda è vero che è la seconda puntata, ma proprio perché oggi il tema che andremo ad affrontare è... Scusa Marco, ci sono cose molto più importanti del titolo della trasmissione. Sentiamo. Dobbiamo salutare l'Augez 81 che ci sta ascoltando e salutando. Carissima Ave, l'Augez 81 secondo me è... Io lo so chi è. L'età. È una cantante. Secondo me è l'età. No, la grandissima cantante... Laura Cogliati, che voleva restare anonima, però oramai è stato detto, il nome ormai è stato detto. Cara Laura, sono molto contento di vederti qua, soprattutto perché, se ben ricordo, questa piattaforma, che è prevalentemente per i videogiocatori, dovrebbe rendere fede alla tua grande passione per i videogiochi. Ma noi stiamo in un certo qual senso videogiocando. Ma infatti sì, questo, bravo Vailati, le nostre puntate... Sembrava che avessi detto una castroneria. No, hai detto una cosa... assolutamente giusta. Perché? Perché è tutto un gioco, tutto quello che noi stiamo facendo è un grande gioco. Tra l'altro potete interagire con noi, perciò la cosa è ancora più divertente. Ora, Simone Vailati è qui con noi, presente per... Scusa Marco, cose importantissime, scusami se ti disturbo ancora, ma beh, dobbiamo salutare anche Banshee, che ci sta ascoltando. Altra cantante, incredibile cantante, con la quale... faremo anche una trasmissione apposita, l'abbiamo già svelato in qualche modo, però sì, grande cantante. L'Augez dice esattamente, non si sa bene esattamente forse su quello che hai detto poc'anzi. Sì, probabilmente sulla questione della questione videoludica. Laura, sappi che ho comprato la Switch, ti dico solo questo, ed è il modello OLED. Ecco, questo lo volevo questa dire. Questa è pubblicità, diciamo. No, la Switch è così in generale. Così. Tu hai detto Twitch, ho comprato Twitch, volevi dire. Bene, cari amici, adesso... Prego, continui. Riprendiamo le redini del discorso serio, culturale, interessante, adoperato affinché la musica possa progredire anche attraverso queste forme più moderne. Non solo l'internet è così tanto moderno, ma addirittura questi social network, quali Twitch, per esempio, che ci sta ospitando, e in differita poi ci sarà su YouTube, perché poi una settimana dopo questa trasmissione viene pubblicata anche su YouTube. Or dunque, si diceva che questa puntata è caratterizzata proprio dal numero 2. Ecco, essendo la seconda puntata, è caratterizzata dal numero 2. Ed è la trama migliore per poter parlarci di un titolo che abbiamo deciso, concordato
sette secondi prima di cominciare, che è la doppia personalità. Quindi, seconda puntata, doppia personalità. Questa è... Il pubblico approva. Il pubblico approva. Anche se secondo me è stata un po' una scelta da paragnosta, nel senso. No, beh, no. Il pubblico. Allora, il pubblico anni 80 finto, con gli applausi anni 80 finto, finti, sono in linea con tutti i discorsi che abbiamo fatto la settimana scorsa sugli anni 80. Poi arriveremo, ne riparleremo anche questa volta. Sulla mia giacca, che è anni 80, proprio un modello ispirato agli anni 80. E quindi abbiamo cercato di essere coerenti anche sulla questione proprio espressa in termini così di anni. Dunque, una puntata dedicata alla doppia personalità, o quantomeno a qualcosa che accomuna questo strumento alla doppia personalità. Prima di tutto l'esecutore, cioè io sono un pazzo fondamentalmente, nel senso che sono... Sono come si dice, tripolare. Hai una doppia personalità. Una doppia personalità, molto probabilmente. Perché? Perché molto spesso... Bipolare. Non bipolare. Bipolare sono due. Tripolare io sono tre. Settimana prossima faremo la tripolarità. Esatto. Abbiamo affrontato la settimana scorsa, seppur brevemente, l'inizio di questo strumento e quindi lo sviluppo, la costruzione dello stesso, attraverso alcuni protagonisti che hanno... accompagnato la musica degli anni soprattutto 20 e 30, e questa puntata riprenderemo ancora questi musicisti, ma non solo, faremo anche un discorso un po' più ampio. Abbiamo preso ad esempio, la doppia personalità che continua a uscire, l'esempio appunto di Lionel Hampton, grandissimo batterista, passato poi al vibrafono, quindi sia un grandissimo batterista sia un grandissimo vibrafonista. Abbiamo scoperto che nel 1931, grazie a Louis Armstrong, passa definitivamente al vibrafono e ci regala quella bellissima versione di Memories of You che appunto è stata incisa in quell'anno grazie alla band di Louis Armstrong. Però succede qualcosa di ancora molto più interessante, perché in quel momento io sono partito a bomba, io vado, così che voglio fare, io vado. Infatti ti stavo già ascoltando rapito. E la cosa importante di questo personaggio non è tanto legata alla sua incredibilità, alla sua capacità istrionica eccezionale di showman e di musicista, ma anche quella di aver incontrato le persone giuste, nonostante appartenesse a una categoria sociale. E purtroppo qua dobbiamo parlare anche di razza, perché ahimè è il fulcro della storia, una razza non propriamente gradita sul territorio statunitense per quanto riguardava proprio la società dell'epoca. Il razzismo era una cosa molto seria, e lo è tuttora, ma all'epoca, in quel contesto storico, era una cosa veramente che con connotati drammatici. Non era facile per un musicista bianco poter suonare con un musicista nero, e per un musicista nero suonare con un musicista bianco. Non potevano esibirsi contemporaneamente, era assolutamente impossibile che ci fosse un concerto con musicisti neri inseriti in contesti, in orchestre bianche fino a quel momento. Dove si potevano incontrare, però? C'era solo un posto dove potevano esibirsi. Io lo so. Tu lo sai veramente? Sì, sì, io alzo la mano, lo so. Beh, sicuramente nei bagni del ristorante, del locale. Allora, no. Perché, sì, allora, a parte il fatto che anche lì bisognerebbe capire se avevano accesso agli stessi servizi. E non è così scontato, visto che addirittura in futuro le cose si sono un po' appianate, tra virgolette, quantomeno i musicisti neri potevano suonare anche con quelli bianchi, i musicisti neri dovevano passare dalle cucine, non potevano entrare nel locale dall'ingresso principale, quindi stiamo sempre parlando di una disparità e di una discriminazione totale. Cosa succede però? Succede che, come dicevamo prima, c'era solo un posto in cui potevano suonare senza questo problema, quindi i neri e i bianchi, quindi ecco. Le due personalità. Hai fatto un collegamento con il titolo? Eh sì, è tutto collegato. Dove potevano suonare? Ve lo dico io, la radio. Alla radio non si vedeva il colore dei musicisti che si esibivano, quindi in quel contesto potevano esibirsi tranquillamente.
Però, come abbiamo accennato la settimana scorsa, nel 1935, se non ricordo male, John Hammond, che era l'attuale talent scout per Benny Goodman, convince appunto Benny Goodman, come abbiamo detto la settimana scorsa, ad ascoltare questo grandissimo Lionel Hampton al vibrafono. Benny Goodman lo sente, lo scrittura subito nel suo quartetto, nel suo all'epoca trio, che diventa quartetto, e Benny Goodman dà vita a uno dei gruppi poliraziali, nel senso che può andare in giro a suonare con due musicisti di colore diverso, quindi Gene Krupa bianco insieme a Benny Goodman bianco e il pianista Teddy Wilson e Lionel Hampton neri dall'altra parte. Però cosa succede? Succede che a un certo punto... Applauso per l'integrazione. È doveroso. Ma non è finita, perché Benny Goodman riesce a fare ancora una cosa migliore. Quando la voce si diffonde fondamentalmente, quindi quando questi musicisti cominciano a suonare un po' dal vivo, vengono tollerati nella migliore delle ipotesi. Ma avviene un cambiamento epocale intorno ad un appuntamento che abbiamo nominato la settimana scorsa, che era quello del concerto della Carnegie Hall del 1938, per la quale Benny Goodman ottiene un grandissimo successo. Allora, Benny Goodman era già all'apice, perché stiamo parlando della fine degli anni 30, Benny Goodman era sulla bocca di tutti, perché i suoi brani passavano alla radio, i suoi dischi si vendevano, e c'era un commercio attorno alla musica di Benny Goodman che sicuramente non poteva essere paragonato a quello di un signor nessuno. Nominato il re dello swing, Benny Goodman costella successi con la sua orchestra come se piovesse. Il direttore della Carnegie Hall contatta Benny Goodman e gli chiede: signor Goodman, facciamo questo concerto, allora venite a suonare. Benny Goodman dice: sì, molto volentieri, verrò con tutta la mia orchestra, e quindi con la big band, quindi nella big band c'erano musicisti di tutti i tipi. E il direttore dice: guardi, sono contentissimo, benissimo, fantastico, le chiedo solo una piccola cosa, se potesse gentilmente sostituire i suoi musicisti neri con altri bianchi, e il concerto lo possiamo fare ugualmente. Benny Goodman chiaramente si rifiuta e agisce davvero uomo e dice: io non discrimino nessuno, quindi se volete la mia orchestra ha anche musicisti neri, quindi io non sostituisco nessuno, o così o ce ne stiamo a casa. E allora cosa succede? Succede che il direttore della Carnegie Hall all'epoca, probabilmente mosso non tanto da un'illuminazione, non lo possiamo sapere, però da un'illuminazione di profondo altruismo improvvisamente, ma probabilmente perché non voleva sedersi di fianco alla colonna d'oro che avrebbe potuto guadagnare per quella serata, decide proprio di sedercisi sopra, accetta, e quindi dà modo a Benny Goodman di esibirsi, ma soprattutto di integrare pubblicamente in quello che era il teatro per eccellenza della musica classica, un concerto di musica jazz swing con musicisti neri e musicisti bianchi sullo stesso palco. Quindi Benny Goodman è stato un grandissimo, non solo musicalmente ma anche umanamente, da questo punto di vista. E cosa succede? Succede che a un certo punto, tra le composizioni che vengono citate, e questa è la fine della prima parte della prima parte della prima parte, questo lo dico che è già tecnici, lunghissima, posso dire. Sì, siamo andati ben oltre, però volevo spiegarla bene, perché altrimenti la cosa decade. Suoneranno, adesso suoneremo finalmente, suonerò un brano importantissimo, perché un brano suonato dall'orchestra di Benny Goodman, ma suonata soprattutto dal quartetto di Benny Goodman con Lionel Hampton, diventato celebre per una causa giudiziaria. E qua entriamo nel contesto della dualità, anche questa volta, perché a dimostrazione del fatto che una melodia può sembrare qualcos'altro, quindi una melodia non è solo una melodia, potrebbe essere la melodia di un pezzo o magari la melodia di un altro pezzo. Sta alla delicatezza, alla sensibilità del compositore, se proprio vuole accennare qualcosa, non farlo in maniera così plateale. E allora ci addentriamo oggi anche nella materia del plagio, perché anche il plagio ha una sua dualità. C'è un pezzo originale, c'è il pezzo plagiato, c'è il pezzo da plagiare, c'è il pezzo che plagia il pezzo originale. Quindi questo contesto è arrivato anche nei teatri e anche nella musica che ha suonato Benny Goodman, non tanto per una sua composizione quanto per una composizione di Al Jolson, che finì piuttosto male per lui in termini proprio di tribunale, perché Al Jolson scrisse questo brano che si intitola Avalon,
e al suo interno è nascosta quella che oggi è dichiarata più che nascosta, oggi definiremo soltanto una citazione perché non supera le famose 8 battute che la legge vorrebbe. Quindi la citazione è questa, vediamo se la riconoscete. Bailati ha sicuramente riconosciuto la melodia di questo brano. Questa è tratto dalla Tosca di Puccini. La Tosca di Puccini. Al Jolson cita, oggi diremmo... Scusa, l'ha plagiato Puccini allora Al Jolson? Non penso proprio, no. Per ragioni proprio di carattere, come si dice, di età. Ecco, non può essere, perché questo brano è stato scritto Al Jolson negli anni 20, già componeva alla grande, negli anni 30 continuava a comporre. E Puccini l'aveva composto prima. Appunto dico. Sì, no, quindi dico, Al Jolson ha Al Jolson preso, l'aveva preso da Puccini. Aveva preso da Puccini, infatti la famiglia, gli eredi di Puccini... Anche loro si sono arrabbiati. Si narra che abbiano proprio fatto causa ad Al Jolson. E questa melodia, che Al Jolson non maschera mica tanto, la suona proprio così, viene riproposta in questo brano che si intitola appunto Avalon. Adesso io vi faccio ascoltare un attimo e vi farò segno in maniera quasi scolastica nel momento in cui questo accenno, questa melodia viene eseguito. Applausi, applausi come se piovessero. Grazie. Intanto vogliamo salutare Aurora Marinello che si è collegata con noi.
Ciao Aurora. Giustamente la OGS ci ha ricordato Puccini, visto che io stavo almeno traballando, è entrata subito. Molto brava. E poi è arrivato anche il nostro amico Dario Ponara. Mi raccomando, Marco, non sbagliare il cognome come la scorsa settimana. Scusa, Dario, l'altra volta ho detto Ponora anziché Ponara perché ho un amico che si chiama Ponora e ho confuso. Chiedo venia, Dario Ponara. Andate ad ascoltare con un bravo vibrafonista molto giovane. Che ci ricorda, e dopo di noi andrà in onda sul suo canale YouTube con un altro pezzo. Ah fantastico, meraviglioso. Ha detto che sì, suona un pezzo jazz con un della cultura pop, Human Nature. Fantastico, grandissimo brano. Allora, tutti a sentire anche Dario, mi raccomando. Ma dopo di noi. Dopo di noi, sì, non so che ora Dario vada in onda, ma... Ha detto dopo. Ah, dopo, va bene, allora dopo, Dariuccio, ci sentiamo assolutamente anche la tua versione, nel modo più assoluto. Quindi, riprendendo il nostro cammino, questa sera un cammino... No, scusa Marco, per capire bene, sì. Allora, Al Johnson scrive questo pezzo, Avalon, sì. Con questo giro di Pucciniana giro... memoria... No. Non giro, attenzione, giro, attenzione. È melodia. Melodia, scusate. Questo e come finisce la... viene citato in tribunale dagli eredi di Puccini, mica dalla propria pizza e fichi, quando c'è gli eredi di Puccini, allora, che ti citano in tribunale... Come è andata la causa? Questa è andata a finire, non ci puoi lasciare così in sospeso. Le mie fonti dicono che la causa finì male per Al Jolson. Cioè, venne effettivamente costretto a risarcire. Quella. Però questa cosa fu un anche probabilmente oggetto di studio da parte di chi si occupa di legge e diritto d'autore, perché poi effettivamente il plagio è veramente di pochissimo. Cioè, è soltanto uno. Oggi si potrebbe chiamare una citazione. Invece all'epoca questa cosa fu molto, molto chiara, anche perché nella versione originale, una delle prime versioni incise di Avalon, i cantanti non facevano, non cantavano swing, cioè la canzone era piuttosto, cioè con la voce impostata, quindi era un richiamo troppo forte, cioè anche un orecchio non esperto avrebbe detto, questa qui è la tosca però. Allora, chiaramente questa cosa all'epoca poteva destabilizzare. Diciamo che oggi si sono allargate un po' di più le maglie. Eh sì, diciamo che siamo arrivati a 8 battute almeno, se si arriva a 8 battute uguali, allora lì quello è conclamato il plagio. Diversamente, se le 8 battute sono 7, 6, 7 qualcosa... c'è ancora margine per appellarsi alla creatività, diciamo. Anche perché se no, insomma, negli ultimi anni Matt Groening e i Simpson avrebbero dovuto buttare via la chiave, nel esatto. Senso, citazioni a go-go. Ecco, Warren ci chiede da quanto tempo stiamo su Twitch. Marco, da quanto tempo stiamo su Twitch? Noi siamo, allora, su Twitch, allora, tecnicamente rispondiamo bene, essere precisi. Sì, rispondiamo bene. Allora, Aurora, noi siamo su Twitch da 6 mesi, tecnicamente, ma ufficialmente dalla settimana scorsa, nel senso che... Ci abbiamo messo solo 5 mesi e 2 settimane... A venirne fuori. Sì, più che altro perché abbiamo avuto grossissimi problemi con la mia connessione, che ho dovuto sostituire, e poi abbiamo avuto grossissimi problemi di software, perché avevamo delle macchine un pochino, non diciamo così tanto performanti. Ma poi, a parte quello, era anche una questione di contenuti, perché volevamo partire, ma non sapevamo bene come... E allora ci abbiamo lavorato un po' quest'estate, poi in realtà tecnicamente siamo partiti martedì scorso e manterremo il martedì fisso, più durante la settimana ci saranno aggiornamenti perché ci saranno nuove trasmissioni. Dunque, caro Aurora, hai perso pochissimo, e quello che hai perso lo puoi recuperare quando vuoi su YouTube. Qualora voleste farti del male, puoi recuperare la puntata precedente su YouTube, adesso c'è anche il podcast comunque. Ma proprio tanto male. Puoi farti male, sì. Andiamo avanti. Se rimani con noi durante la puntata, puoi farci delle domande succulente sempre su questi argomenti, ammesso che non concesso che io sappia rispondere, perché poi c'è anche da vedere quello. Bene, adesso... ecco, a proposito di questa cosa, Marco, scusami se ti interrompo ulteriormente, ma questa tua ultima frase casca a fagiolo, come si suol dire, perché mi è arrivata una email
dagli avvocati che aveva preso la famiglia di Puccini, tu pensa, lo stesso studio, lo stesso studio di avvocati, sì. Niente, praticamente c'hanno uno, un nostro spettatore che ringraziamo ci ha fatto gentilmente notare che tu hai detto un'inesattezza. Un'inesattezza, sì. Ti sei confuso sulle date. Che ho corretto tipo 30 secondi dopo essere andato in onda. Sì, è vero, ho detto, me, però, non ho detto una stupidata terribile, perché purtroppo poi quando ci si riascolta si sente. Non è vero che il video di Adrian Rollini, il primo video in cui lui suona quattro bacchette, è del 33. Non è assolutamente vero. Io ho detto una vaccata assoluta. Il video invece in realtà è del 1948. Quindi è un errore gravissimo. Erroraccio. Un errore veramente che non si può andare oltre questo errore. Quindi vabbè, sappiatelo, l'ho scritto anche nel box. Della tu devi fare come quando si studia la pagina di storia, mai dire la data esatta. Più o meno metà anni 30, fine 40. Sì, no, ma lì ero proprio convinto. Cioè, questa è la cosa grave. Cioè, se avessi improvvisato, invece ero proprio convinto. Oh, 1980, però mi ricordo perché ho visto la data, non è vero. Ho proprio sbagliato. Infatti sono andato al controllo e ho detto, ma no, ma come 48? Allora si spiegano tante cose sulle quattro bacchette, argomento del quale questa sera parleremo approfonditamente. Andiamo avanti con, se non ci sono interruzioni, almeno Simone, se vuoi, ci sono altre cose che dobbiamo salutiamo dire. Sempre Aurora per i complimenti, grazie. Salutiamo Aurora per i complimenti, grazie Aurora, grazie mille. Andiamo avanti, se vorrai stare con noi, adesso c'è un momento sempre legato alla legge. Perché? Perché noi siamo appena usciti dal tribunale con Al Jolson, non facciamo in tempo a uscire dal tribunale, tac, arriva un poliziotto. E tu dici, ma porca miseria, siamo appena usciti dal tribunale, siamo ancora in questo ambiente, oserei dire, triestino. E chi ha orecchie da intendere, intenda. Ecco, siamo arrivati... Non è doppia personalità, il titolo della trasmissione, doveva essere Law and Order, scusa. Law and Order, bravo. Scusami, ma... La doppia personalità intesa come anche due personalità, cioè voglio dire, non è che deve essere per forza una cosa positiva, una cosa negativa, bianco o nero, come abbiamo detto fino adesso. Anche una professione così, diciamo, se vogliamo, una professione così particolare come quella del poliziotto, sembra strano, ma può dare adito a creatività e interesse in termini culturali. Perché? Perché stiamo per parlare di un grandissimo vibrafonista che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, che si chiamava Len Winchester ed è stato un grandissimo vibrafonista, inciso poco, ma quel poco che c'è è grandioso, che di lavoro faceva il poliziotto e quindi di notte andava a suonare nei club e di giorno era in giro a rincorrere i malviventi. Morto purtroppo troppo giovane, ha lasciato poco in termini di eredità, di quantità di dischi registrati, però quei dischi che ci sono incredibili e penso che se fosse rimasto tra noi avrebbe potuto veramente essere una bella spina nel fianco per il 90% dei vibrafonisti dell'epoca. Stiamo parlando della fine degli anni 40, più verso gli anni 50. Bravo Marco, rimani vago sulle date, così fine 40, inizio 50, bravissimo. Anche perché poi controllo e avrò sbagliato. No, comunque... Stiamo parlando chiaramente di un musicista dedicato più al bop e all'hardbop, non decisamente meno swing, insomma, siamo già nel periodo contemporaneo di Bobby Hutcherson, ma probabilmente insomma, post Neil Jackson. Costui è stato un personaggio davvero poco ascoltato. Vi consiglio veramente di andare a cercare questo Lem Winchester, che era un musicista di colore, un poliziotto appunto, che ha suonato anche con Oliver Nelson, hanno inciso dei dischi bellissimi e ha inciso anche un brano con Frank Weiss, che è un flautista fantastico. Questo brano è Like Someone in Love, una bellissima composizione di Jimmy Van Housen, o Van Housen come dicono alcuni, io non ho ancora capito come si pronunci, ed è una composizione che compare all'interno di un album che non mi sono scritto come si intitola, non me lo ricordo più, poi magari andate a cercarlo se non è troppa sbatta, non me lo ricordo al momento, mi sembra Opus qualcosa, non mi ricordo, Autumn Opus, qualcosa del genere. Comunque, vabbè, Frank Weiss, Lem Winchester, Opus qualcosa, dovreste trovare questa versione di Like Someone in Love. Io vi faccio una versione mia per omaggiare il grandissimo Lem Winchester e andiamo avanti. Microphone. Thank you.
Applausi, direttamente dagli anni 80, applausi. Cioè, i suoni anni 80 delle sitcom, noi ci fanno un baffo, perché in trasmissione abbiamo cose ben più vetuste. Allora Marco, forse ti riferivi poc'anzi all'album Another Opus? Another Opus, bravissimo. Ecco, Another Opus di Liam Winchester e Frank Ways. Bellissimo, bellissimo album, una bellissima versione di Like Someone in Love, devo dire una versione eccellente. Ci sono altri dischi suoi, non così tanti, ma abbastanza per farsi un'idea di questo personaggio incredibile che purtroppo ci ha lasciato troppo tempo fa, troppo poco, cioè voglio dire, cioè, è durato troppo poco. Ma adesso ho una domanda su questo, vediamo se mi sai rispondere. Sentiamo. Intanto le cose importanti, prima di tutto le cose importanti, salutiamo, chiedo scusa se lo pronuncio in maniera errata, Ashirama Genkai, che è arrivato e ci sta ascoltando in questo momento. Mi fai lo spelling preciso, perché sennò lo diciamo male. A con l'H, davanti. Toscana? No, forse giapponese. Ashirama. Ashirama Genkai. Allora, tanta stima per il nome giapponese. Giappone, ti salutiamo carissimo intanto. Carissima, dobbiamo capire perché Ashirama è maschile o femminile? Non lo so, ammetto la mia ignoranza. Comunque, grande popolo il Giappone, grandissimo, grandissima cultura, eccezionale, eccellente. Faremo puntate anche sul Giappone. Quella, non, no? Non è immediata, ma la facciamo sicuramente. Ma dal Giappone o sul Giappone? Allora, no, dal Giappone sarebbe molto bello, al momento la trovo un po' scomoda, possibilmente cercheremo di farlo qua e parleremo del Giappone, di Joe Hisashi, per esempio, un grandissimo compositore, Takeshi Kitano, grandissimo regista, parleremo anche di cinema. Comunque Ashirama ci dice masculo. Masculo, scusami, carissimo, grazie. Allora, fine, è durato poco, ci dicevi Marco. Sì, purtroppo c'è ma come è morto? Allora, no, c'è una strana... Era poliziotto. Allora, sì, la cosa è questa. Cioè, lui è morto per un colpo d'arma da fuoco. Ah, vedi. Ahimè. Ma dalle ricerche che ho fatto, parrebbe che in realtà non sia stata una questione di scontro a fuoco con malviventi, bensì qualcosa che abbia a che fare con la roulette russa. Ah, attenzione. Però io su questa cosa lo dico e alzo le mani, nel senso che la fonte che ho trovato io, l'unico libro che parlava di questa cosa, l'ha buttata un po' là, morto per un colpo di roulette russa. Ripeto, lascio tutto in sospeso. Queste sono le fonti che ho trovato io. Beh, si tratta di, anche qua, di una bella storia a tinte noire, comunque, se vogliamo. Abbastanza. Tra l'altro, mi ha fatto molto piacere. Poi chiudiamo la questione sull'M Winchester per passare ad altro. Ma mi ha fatto molto piacere quando ho realizzato One Minute Four, che era la trasmissione, cioè scusatemi, non la trasmissione, ma quel lavoro che ho fatto su 29 vibrafonisti. E tra costoro c'era anche Liam Winchester. Mi ha fatto troppo piacere che il suo nipote mi abbia scritto. Ma veramente? Sotto i commenti, cioè nell'area dei commenti del video Liam Winchester, One Minute for Liam Winchester, dove sono io, c'è una persona che commenta, il nickname non me lo ricordo, che è la nipote o il nipote, adesso non ricordo l'appartenenza sessuale di Liam Winchester, e ha scritto sotto, ha scritto una cosa tipo un ringraziamento, mio nonno sarebbe molto orgoglioso di questo tuo tributo. Mi ha fatto molto piacere, perché sarebbe, adesso a parte gli scherzi, sarebbe interessante appunto scoprire, chiedere, sapere le cause, insomma. Questa è la parte di Simone Vailati registica, perché lui è abituato, ci vedo sempre del cinema, un progetto cinematografico. Vailati ha delle idee incredibili. Sì. Che poi sono solo idee, attenzione, sono solo idee. Ne diciamo che realizza un l'1% di quello che vorrebbe fare. L'1 per mille, però quando lo realizza, insomma, viene male. E siamo tutti in linea. Allora, visto che stiamo parlando della dualità del... Spunto il punto 2. Okay. Visto che stiamo parlando di dualità e in questo caso doppia personalità, in questo caso non abbiamo mai parlato, per almeno se non in maniera molto veloce, della tecnica vibrafonistica che prevede una sua dualità. Perché? Perché per i primi vibrafonisti c'erano due bacchette in mano, una da una parte, una dall'altra. Per i vibrafonisti che sono arrivati un po' dopo... E le bacchette sono sempre due, però in una mano e due nella destra, quindi la dualità anche in questo caso. Che differenze ci sono, vi verrà da chiedervi probabilmente, tra coloro i quali suonavano due bacchette e quelli che poi hanno scelto di suonare a quattro?
Allora, facciamo un piccolo passo indietro rispetto a quella che era la puntata scorsa, in cui abbiamo semplicemente accennato che anche i vibrafoni stessi avevano una struttura un pochino più piccolina perché per permettere ai musicisti non solo un'agilità di trasporto, ma anche probabilmente in questione di materiale, di economizzare anche sul materiale, ma c'era sicuramente l'esigenza per musicisti che suonavano prevalentemente a due bacchette, che avevano una tecnica, diciamo, ereditata dalla batteria o sicuramente dallo xilofono, vedi Red Norvo. Ah, hai detto xilofono? Ho detto xilofono. Ma in maniera corretta. Di solito, allora, se la dici male si apre una porta spazio-temporale e muori, tipo. Okay. Quindi adesso, per adesso, la porta nostra spazio-temporale... Perché è quella porta dietro che abbiamo gigantesca. È rimasta chiusa. È rimasta chiusa. E in questo caso... per quale motivo i musicisti suonavano prevalentemente a due bacchette? L'abbiamo spiegato, arrivavano fondamentalmente da una tecnica che prevedeva l'utilizzo di due bacchette. Quindi ce la fai a vedere, Marco? Fondamentalmente la tecnica è questa. No, sì, ho capito. Sì, cioè, per gli amici del podcast sarà molto comodo questo momento. Comunque, fondamentalmente un'impugnatura che può ricordare quella delle bacchette della batteria, detta in maniera molto volgare e semplice, però di fatto è questa. Permetteva questa tecnica di suonare prevalentemente delle melodie. Ritmico, molto pieno di, concedetemi il termine, batterismi, cioè questo. Soprattutto Lionel Hampton, di essere molto pertinente, molto pulsante sull'aspetto dello swing, e chiaramente le due bacchette si muovevano in maniera anche molto rapida, e chiaramente avendo delle bacchette tendenzialmente all'epoca erano un po' più piccole, si raggiungevano dei tasti più piccoli, si raggiungevano con minor sforzo possibile anche delle distanze, e si coprivano anche delle distanze interessanti dal punto di vista proprio dell'estensione. Chiaramente andando avanti con la storia, i vibrafonisti, in questo caso possiamo sostanzialmente confermare che Red Norvo fu il primo, avevano l'esigenza di cominciare a suonare più note contemporaneamente. Perché? Perché questo permetteva loro di essere uno strumento anche accompagnatore, non solo solistico, solista. Dal momento in cui io suono in questo modo... Nessuno che mi sta accompagnando, nessuno suona con me, nessuno fa le armonie al posto mio, sono da solo a suonare. Quindi all'epoca un vibrafonista poteva essere un solista, poteva essere un discreto accompagnatore a due bacchette, chiaramente suonando dei bicorbi, quindi suonando magari il giro in questo modo. Thank you.
questo modo si accennano le armonie, ma soltanto in maniera con dei bicordi, perché avevamo due bacchette in mano. Avendone quattro, abbiamo la possibilità di utilizzare quattro suoni e siamo quasi paragonabili a un chitarrista, quasi a un pianista per certi versi. Perché? Perché noi possiamo riempire e colorare gli accordi nella loro completezza, nella loro interezza. Non solo posso suonare anche da solo, chiaramente, ma posso essere molto più preciso nell'accompagnare gli altri musicisti, esattamente come può essere un chitarrista. Esempio di accompagnamento. Il suono, quante più note posso fare, e questo chiaramente definisce meglio la natura degli accordi, definisce meglio la natura dei giri armonici, e lo strumento diventa a tutti gli effetti uno strumento sia solista sia accompagnatore. Ora, una storia curiosa circa l'invenzione delle quattro bacchette è questa. Fondamentalmente Red Norvo, così come gli altri musicisti che hanno seguitato a suonare a quattro bacchette, utilizzavano una tecnica che viene definita oggi la tecnica traditional, vale a dire la bacchetta interna, le due bacchette interne, stanno sopra le due bacchette esterne, in questo modo, vedete? Non so se la regia può, ecco qua, documentare. Vedete, le due bacchette che stanno all'interno sono sopra quelle che stanno all'esterno. Qualche anno dopo, stiamo parlando a questo punto degli anni 50 inoltrati, un grandissimo musicista di cui parleremo spesso, un genio della storia della musica jazz e un genio per quanto riguarda questo strumento, cioè vale a dire Mr. Gary Barton, inventa la Barton Grip, cioè praticamente inventa un altro modo di tenere queste bacchette facendo questa azione. Attenzione, le due bacchette interne scendono, pling, e le due bacchette esterne salgono. Invertendo questo ordine, lui ottiene una capacità, una maneggevolezza veramente molto più comoda, e che ha dato grandissimi risultati a moltissimi musicisti, moltissimi vibrafonisti, proprio per la sua comodità di impugnatura. E questa impugnatura veramente può sembrare assurdo, però Barton, essendo un genio, ha fatto qualcosa che non aveva fatto con nessuno prima di lui, e quindi facendo questo semplice gesto ha detto: ma perché devo essere scomodo se non mi trovo? Scusa, ma se lo inverte è meglio, funziona tutto meglio. Quindi lui realizza questa, e su questa concezione realizza chiaramente il suo vibrafonismo, al quale tutti ambiamo, che tutti ammiriamo. Dico, dietro spesse volte, che cos'è il genio? Si nasconde proprio, se vogliamo, una cosa magari banale, ma siccome sei il primo, ti viene riconosciuto. Sì, anche perché comunque lui, in un'intervista che c'è anche su YouTube, dice: io ho inventato l'impugnatura, però non l'ho chiamata Barton Grip. Cioè, il nome è stato dato da chi mi ha riconosciuto questa invenzione, però io la utilizzavo per me, cioè non è che andassi in giro a dire. Chiaramente poi, insegnandola agli allievi, insegnandola a passaparola, è chiaramente diventata quello che è diventata, cioè la più importante, insieme a altre due tecniche, almeno insieme a un'altra, che è la Stevens, che però tendenzialmente si utilizza più sulla marimba. Allora, le quattro bacchette diventano un modo per costruire questo strumento, per costruire la storia di questo strumento dinamica. Perché? Perché il vibrafono può essere cominciato a concepire anche come strumento che suona da solo, o all'interno di un gruppo può addirittura sostituire un chitarrista, può sostituire un pianista. E devo dire, ahimè, può sostituire è il termine che dobbiamo utilizzare, perché era uno strumento fondamentalmente accessorio. Cioè, il vibrafono è stato per molti anni uno strumento accessorio, è stato uno strumento di colore, uno strumento utilizzato per creare delle trame di un certo tipo, veniva utilizzato anche nella musica esotica, nella musica, anche la marimba e lo xilofono in quel caso, veniva utilizzato come strumento di colore, era quasi di moda per certi versi.
Però lo spessore che questo strumento poi ha regalato alle generazioni più nel tempo, più avanti, ha dato ragione a chi ha inventato la Barton, fondamentalmente, quindi a Gary Barton, perché si è potuto andare in profondità e trattare questo strumento, e oggi ha una sua letteratura anche a livello di musica contemporanea. E quindi c'è tutta una sceneggiatura, stavo dicendo, c'è tutta una scrittura, una letteratura molto importante per questo strumento. Bailati, ci sono delle novità? Ma sì, ci sono delle novità importantissime. Salutiamo Melo Massimo, che si è collegato con noi, e ti fa i complimenti, testuali parole: sei un grande showman. Sono un grande showman. Sono un grande showman. Non so se sì, sia un complimento. Ha un'eccezione solo positiva o anche negativa, visto che parliamo di doppio significato, giusto, anche in questo caso. È proprio un grande showman. È vero. Poi, a te. Male che va, oh, se va male con la musica, posso sempre. Dico, presento gli altri. Ricicciarti. Che suono. Grazie, carissimo, grazie mille. È un grande piacere poter essere qui e raccontare questa storia. E dunque, come può coesistere, dicevamo, un dualismo anche in musica. Nella musica jazz, prevalentemente, molti vibrafonisti anche, tra cui Cal Jader, per esempio, si sono lasciati, diciamo, affascinare da quella che era la musica latinoamericana, propria di Cuba, ma non solo, che cominciava a fondersi con il jazz. Il jazz è fondamentalmente una lingua aperta, cioè una lingua che ha dei fonemi, dei dettami molto particolari, molto precisi, ma si è anche evoluta grazie e soprattutto alla condivisione con altri musicisti di altri luoghi nel mondo e dalle fusioni che questi generi musicali e queste persone hanno portato attraverso i generi musicali che frequentavano. Quindi sicuramente Dizzy Gillespie è stato uno dei musicisti più emblematici dal punto di vista della passione per la musica non prettamente swing, o non prettamente jazz o bebop, quella che sta in qualche modo creando lui, ma un grandissimo amore, una grandissima sensibilità per la musica latinoamericana, ma soprattutto anche quella di matrice africana, cioè quella che ha una matrice che potremmo definire quasi binaria, ok? Quella che viene chiamata Evenate, ok? Adesso vi faccio ascoltare un brano a proposito proprio di Dizzy Gillespie, che è stato suonato molto dai vibrafonisti perché ha una sua anche comodità su questo strumento, bisogna riconoscere, ed è un brano che fonde due culture, quindi la cultura delle Venete, quindi la cultura di cui stavamo parlando prima, quella diciamo dichiaratamente più latina, e quella invece jazzistica più dedicata all'area bebop. Allora, questa composizione si chiama Night in Tunisia, la conoscete tutti, sicuramente comunque la conoscerete in parecchi. Vi faccio ascoltare questa versione nella speranza che i volumi siano tutti giusti, perché dovete sapere che queste playlist sono demoniache, fanno delle cose strane. Ogni tanto play da una parte e funziona dall'altra. Il tutto è chiaramente assolutamente provato. Vado? One, two, three.
vi giuro che questi applausi non si possono sentire. Non so da voi com'è, ma in cui sono di un finto. Bellissimi. Eccezionali. Intanto sono anche sono degli applausi così fisici, sonori, ma noi immaginiamo gli applausi di persone che ci stanno seguendo, Banshee, Ashiyama, Genkai, insomma. Ok, complimenti da tutti. Grazie, grazie, grazie mille. Ecco, come avrete potuto sentire nell'esposizione del tema, c'era questo incedere proprio. Cioè questo modo di portare il tempo, chiaramente non swing ma dritto, che si alternava invece alla parte. Invece era swing, ok? Quindi il dualismo in questo caso avviene tra un brano Latin e un brano swing, jazz, che si mescolano, che entrano in contatto, quindi una parte del brano in un modo e un'altra parte in un altro. Nei soli, nelle improvvisazioni, in questo caso invece si è preferito andare swing, semplicemente perché la base che ho trovato non andava a Latin, perché altrimenti avrei fatto anche quello. Però non c'era. Questa era quella suonata meglio, secondo me, quindi non c'era però la versione Latin. Perché molto spesso si fa anche questa versione, cioè o si va in quattro swing negli assoli, oppure molto spesso ci sono delle versioni in cui si mantiene la struttura del solo, del tema, scusatemi, anche all'interno del solo. Stessa cosa avviene su un brano suonatissimo che si intitola On Green Dolphin Street di Kapner. Non mi ricordo mai come si dica Caper o Caper, perché ha un nome strano, non ho mai capito se sia Caper o Caper, non lo so. Non ti posso venire in soccorso. Non lo so, ragazzi, se lo sapete scrivetelo voi in come si pronunci in chat, perché non lo so. Ed è un brano con le stesse caratteristiche, cioè esiste una parte dritta, quindi latina, e una swing. Adesso ve lo farò ascoltare, così aggiungiamo altro materiale. One, two, a one, two, three. Thank you.
applausi a scena aperta anche dalla nostra chat, dove Ashirama ci chiede, ci dice che hai messo la quinta, ma non ho capito se intende la quinta come marcia o la quinta, non so, di che Giseno. Marco, rispondici, ma che quinta hai messo? Dunque, sì, no, è un gergo tipicamente jazzistico, anzi musicale, da musicista, quindi sospetto che costui sia anche lui un musicista. No, comunque grazie mille, sì, più o meno ci provo, insomma, ogni tanto. Dario invece ti chiede... No, aspetta, non ho finito di rispondere al nostro amico, cioè non si può lasciare... Scusami, perché qui è imperversa. Ok, sì, va bene, come no, adesso per la parte di scherzi, sì, sono un po' fuori forma in questo periodo, perché sto studiando poco. Per fortuna no, sei però, fuori forma. La verità, però grazie mille. E poi invece Dario ti ha chiesto se conoscevi la versione di Herbie Hancock, immagino che si riferisse però al brano precedente, Night in Tunisia. Ma immagino. Qua, credo che Herbie Hancock abbia suonato entrambi i brani incisi. Questa domanda vale per entrambi e due. In realtà, allora, io non sono un grandissimo Hancockiano, devo dire la verità, non, l'ho ascoltato ovviamente spesso e volentieri, però non ho un ricordo acceso circa le due versioni, me ne andrò sicuramente ad ascoltare sia di una Night in Tunisia che l'altra, così sicuramente riempirò questo vuoto culturale che mi sono creato da solo. Ecco, Ashirama è musicista perché ci dice sospetto corretto. Dunque, sospetto corretto. Sì, immaginavo. Bene. E grazie, caro. Tra l'altro, poi se vuoi farci sapere che strumento suoni, ci fa piacerissimo. Bene, ora, cari amici, siamo arrivati a un momento importantissimo. Speriamo di riuscire a fare tutto, dai, cercherò di essere più sintetico, perché parlo troppo, sono ignorante e parlo. Perché parlo se sono ignorante? Perché parlo? Ma qui siamo tutti e due ignoranti. Appunto, dico, però nell'ignorare almeno uno fa qualcosa che non è propriamente... Cioè, almeno uno sta zitto, tipo vai là, ti fa le domande, io invece devo parlare. La prossima volta faremo una puntata in cui la ripresa sarà solo su vai là, ti che fa le domande. E si sente la mia voce fuori campo che spiega, così io posso leggere intanto nel frattempo. Che spiega, ma cose errate. Cose errate. Per rimanere sul leitmotiv di dire cose leggermente imprecise. Esattamente. Bene, cari amici, adesso è arrivato il momento di un brano che tra l'altro è uno dei miei brani preferiti, perché parleremo dell'ambivalenza, per esempio, del dualismo che si può andare a creare dalla doppia personalità a livello compositivo e a livello di arrangiamento, soprattutto utilizzando uno strumento a nostro favore che è la tonalità di un brano. Ecco, la tonalità maggiore, minore. Una tonalità maggiore ha un colore, una tonalità minore ne ha un altro. Quali sono le differenze? Vai lati. Ah, questa la so. Sentiamo. Quando si usa la tonalità minore viene sempre un pezzo triste. Ecco. Una cosa, io mi ricordo sta cosa. Hai studiato Ligabue? Studiato quello che dice Ligabue? Io ho studiato flauto 5 anni elementari. 5 anni elementari. E lì è rimasta, e ho iniziato e ho finito il mio percorso musicale lì. Allora, non ricordo si parlasse di tonalità in quell'episodio, però vale a dire, chiaramente il nostro pubblico è prevalentemente composto da musicisti, comunque cerchiamo di farla breve, una tonalità maggiore mi viene solo corrisposta in questo momento, voglio dire corrisposta, condivisa, è formata. Volevo dire soltanto questo in realtà. No, una scala che viene definita scala maggiore. La scala maggiore, che noi interpretiamo sul nostro sistema temperato, ha una disposizione acusticamente di un certo tipo. Vale a dire che ci sono degli intervalli all'interno di una scala, per esempio questa è una scala maggiore, Simone Vellati, lo faccio più che altro per te perché so che tu vuoi capire bene questa cosa, per esempio è una scala, una a caso, facciamo Si bemolle maggiore. Ha la stessa distribuzione di suoni di Do maggiore, per esempio. O per esempio di Mi bemolle maggiore. Questo perché? Perché la proporzione che c'è tra un suono e l'altro è la medesima, si creano le stesse identiche dinamiche. Un accordo maggiore sulla scala maggiore suona in questo modo, costituito da un arpeggio che pone le sue radici sulla prima, la terza, la quinta nota. In
Do maggiore, per esempio, sarà Do Mi Sol, Si bemolle maggiore sarà Si bemolle, Re e Fa. Ok? Questo ci serve giusto per riuscire a così a capire in maniera veramente grezza, in maniera greve, l'ho spiegato come un tutorial per costruire biscotti marci, quello che è sostanzialmente il concetto, insomma, a grandi linee di tonalità, che determina il colore e il sapore di un brano. Non è un caso se un brano o una canzone può essere suonata, per esempio, in diverse tonalità. Magari un brano in Do maggiore, suonato in Re maggiore, suona ancora meglio. Magari un brano in Mi bemolle maggiore, suonato in Si bemolle maggiore, suona peggio. E intendo suonare meglio, suonare peggio, proprio per una questione di distribuzione dei suoni e di spazio occupato nell'aria, fondamentalmente. Ok? Quindi c'è una percezione da parte di chi suona che è diversa. Perché? Perché le vibrazioni che sono emesse nell'aria sono diverse. Allora, io vorrei farvi sentire questo esperimento su una composizione in Si bemolle maggiore, una bellissima composizione di Sonny Rollins, che si titola Oleo o Oleo, non abbiamo ancora capito, dopo tanti anni ancora non lo so, anzi anche questo, se lo sapete in chat ditecelo qual è la vostra versione. Io ho sempre detto Oleo, però ho sentito molti musicisti invece dire Oleo. E allora, non lo so. Di che nazionalità era? Non lo so, io so soltanto... se lei che nazionalità... No, chi è? Sonny Rollins, sì. È americano, no? È appunto, però bisogna capire se è un tributo a... alla Spagna. E lì sarebbe Olé. Vabbè, un po' cambiato. Oppure al Giappone, la Switch OLED. Potrebbe essere, visto che è appena uscita, no? Hai visto? Sempre la Switch OLED, ho comprato la Switch OLED. Sì. Pubblicità occulta, io lo dico. Molto bella. Adesso vi faremo ascoltare questo brano, che si intitola appunto Oleo, ma perché... maggiore e minore, lo capiremo tra poco, perché c'è una piccola sorpresa. Thank you.
Oh, scusate, a me fa troppo ridere sto applauso tardivo che arriva. È bellissimo perché non solo è sempre uguale, è proprio spento, capito? Cioè, senso... hai fatto un finale proprio trick. Mi hai colto un po' il pubblico, è il pubblico anni 80 che parte. Hai colto il pubblico alla sprovvista. Già un pubblico anni 80, pubblico un po' 80. Anziano così. Allora, Ashiram dice che lui la batteria la mena, parole sue, la mena, non la suona ma la mena. Ottimo, ottimo. Ma sentite l'esposizione più chiara, ci chiede se ha un nome la voce della regia. Sono Simone. Allora sì, allora, la regia... Ciao, sono Simone, ciao. Sono la voce della regia. La voce della regia è Simone Vailati, grandissimo regista. Autoreferenziale. Dipendente Rai da anni. No, no, non è dipendente, non è dipendente Rai, scherzo, non è vero. Dipende, è un dipendente, così. Dipende. Si dipende sempre da qualcuno. Si dipende sempre da qualcuno, è inutile fare discriminazione. E poi Dario Ponara, sì. Ti fa i complimenti anche lui con delle delle emoticon. Troppo buono. Delle emoticon, delle faccine a bocca aperta, tonda, un okay. Po' così. Grazie, grazie carissimo, così è bellissimo. Scusate perché non vedo il monitor da qui troppo lontano, quindi non riesco. Comunque grazie mille ragazzi, si fa quello che si riesce. Ecco, perché il dualismo maggiore e minore? Perché io ho scritto un piccolo arrangiamento di Oleo, però pone il tema nella medesima posizione, cioè il tema di Oleo, è questo. Ok, e resta così, cioè resta esattamente questo. Ma avendo una familiarità a questo tema con un intervallo denominato intervallo minore tra Sol e Si bemolle, ok, io ho spostato l'attenzione del brano da Si bemolle maggiore a Sol minore, che è poi la relativa minore, non è che siamo tanto lontani, quindi abbiamo la stessa familiarità in termini di suoni, di alterazioni, però il suono del minore è questo. Il suono del maggiore di Sonny Rollins è questo. Maggiore, minore che dico io. Sembra un rivolto sul vibrafono, però vi assicuro che questo era minore. Ok? Allora, se io sposto questa base, sposto questo centro tonale al minore su questo tipo di tema, ho un effetto completamente diverso. È lo stesso brano, ma utilizzo l'altra parte, cioè la doppia personalità, quella minore, per costruire lo stesso brano, per suonare lo stesso brano. E vi faccio sentire l'esperimento come funziona. Se funziona, soprattutto... Ah! Tra l'altro io ho il mio arrangiamento fondamentalmente ha rallentato leggermente il brano e ha un incedere un po' hip hop come mondo, quindi ho cambiato anche genere da questo punto di vista, però vediamo se la cosa vi può divertire. Thank you.
Lau Jazz si unisce ai complimenti insieme a Dario Ponara. E invece Ashirama Genkai ti chiede: qual è, Marco, il posto più bello in cui hai suonato? Spara alto, mi metto una palla, spara. Io ti consiglio spara altissimo. Allora, esteticamente parlando, uno dei più belli, dei più prestigiosi è stata la Tonal di Zurigo. Era un teatro molto molto bello, è paragonabile alla Scala di Milano, per intenderci. Però facevo musica classica in quel periodo. Da jazz, ci sono vari jazz club in giro per l'Europa molto carini. Ce n'è uno in Francia molto bello, vicino a Strasburgo, se non ricordo male. Ma adesso sinceramente uno dei più belli non mi viene in mente. Quando hai detto qual è il posto più... ho detto qual è il posto più in cui hai suonato, pensavo, più bello in cui hai suonato, però ti posso dire quello più trash, se interessa. Sì, io a me sì. A lui trash, non so. Allora, dovete sapere che un po' di anni fa sono andato a suonare con il mio collega Raul Moretti, arpista, a presentare il nostro disco in quello che abbiamo fatto tantissimi anni fa, con Vibrarpa, in una situazione un po' bucolica. Ci hanno detto: guardate, venite, c'è questo festival molto grosso in una valle bergamasca, è una cosa molto bella, molto figa, molto elegante. Valle molto... bergamasca già fa ridere. No, beh, io sono andato nei posti nella Valle Bergamasca, a me piace tantissimo la Valle Bergamasca, però pioveva, dovevamo suonare dal vivo all'aperto e loro non hanno cancellato il concerto, cioè ci hanno detto: guardate, non c'è problema, lì dove suonate voi c'è un pollaio, voi vi mettete sotto la tettoia del pollaio, fa niente, colla giù l'acqua, voi vi mettete in sicurezza, ma suonate lo stesso. Io ero giovane e poco esperto in materia proprio di pollai e montammo sotto l'acqua il vibrafono e l'arpa, peraltro, e non paghi, sotto un'acqua corrente diluviante, suonammo con questa tettoia dalla quale piovevano varie cose, un pollaio, ma veramente un pollaio, era in un paesino storico, con questo pollaio. Ma la cosa incredibile, la cosa più geniale, era che il pubblico, uno si farà la domanda, ma il pubblico dov'era? Il pubblico presente era solo, e dico soltanto, la madre dell'organizzatore con l'ombrello, e che ci guardava e ci ascoltava suonare. Quindi noi abbiamo suonato, certo, per una persona che era la madre dell'organizzatore, e noi avremmo dovuto suonare altri 3 giorni lì, ma in realtà siamo venuti via subito zuppi. Per avverse condizioni meteo, però il pollaio era a disposizione, avete suonato... Ma infatti io non mi lamento di aver suonato in un pollaio, sto dicendo che era stata la situazione più trash, più che altro perché Il pubblico non poteva riscaldarlo, ecco. Detto proprio in maniera artistica anche proprio. Non so. Applausi anni 80 ci stanno sempre bene. Sono applausi collegati a un satellite, cioè c'è bisogno del tempo materiale... Che arrivi che segnale, la voce, le segnale, sì, arrivi a satellite, poi torni giù e il pubblico capisca, applauda, poi torna. Sono applausi che sono partiti 30 anni fa, tu pensa. Sono partiti 30 anni fa. E sono arrivati adesso. Bene, cari amici, per avviarci quasi alla semi-conclusione di questa prima parte, poi ci sarà una telefonata importantissima al grandissimo Daniele Di Gregorio, col quale parleremo di doppia personalità, perché bisogna anche parlarne di queste cose. Parleremo di una doppia personalità legata a due strumenti, cioè in questo caso vibrafono e marimba, che potete vedere qui alla mia destra. Come potete ascoltare, i suoni chiaramente sono diversi. La marimba è costruita con dei tasti di legno, spesso palissandro, ma per quelli che possono permettersi di comprarla, oppure Padauk, in questo caso Padauk è molto bella, la marimba della Yamaha, che a me piace anche se da studio, però ha un bel suono. Se ben vi ricorda qualcosa, forse siete un pubblico troppo giovane, comunque questa era la sigla delle previsioni del tempo. Vibrafono invece... In tema col pollaio e con l'acqua. Sì, perché è sempre tutto collegato. Cioè, voi pensate... Fatto a caso, assolutamente no. In realtà no. Cosa succede? Succede che questi due strumenti, chiaramente uno è della derivazione dell'altro, in qualche modo, perché la marimba è uno strumento tipico africano, seppur non in questa veste che è chiaramente occidentalizzata con dei risuonatori costruiti in un certo modo, intonati in un certo modo. È sicuramente un
uno strumento interessante che molti musicisti che hanno appunto affrontato l'argomento all'interno del jazz tra Latin e Latin, quindi tra Latin e jazz, quindi Latin jazz, hanno sfruttato. Primo fra tutti, Cal Jader ha suonato vibrafono e marimba, Dave Pike ha suonato la marimba, un altro grandissimo vibrafonista che purtroppo ci ha lasciato da poco, Dave Samuels è un esempio eclatante di come è stata suonata la marimba nel jazz e nel Latin jazz. Peraltro vi consiglio di andare a ascoltare un album di Dave Samuels in duo con un chitarrista che si intitola proprio Dualism, è proprio il titolo dell'album, Dualism, e questo è un album bellissimo, tra l'altro credo che questo sia studio, poi no, ci sono anche delle versioni live su YouTube molto belle, e in cui appunto Dave Samuels passa da vibrafono a marimba, a parte con una semplicità incredibile e poi con una maestria fuori dalle divine grazie, bravissimo, strepitoso Dave Samuels, e possiamo dire che si sia di fronte veramente a due personalità diverse, perché in termini di approccio io mi sento più vibrafonista, nel senso che il pedale che serve per far prolungare i suoni per me è motivo di aiuto in termini di espressività e di espressione. Sulla marimba questo non è possibile, perché la marimba non ha il pedale, noi per prolungare i suoni sulla marimba siamo costretti a fare dei piccoli rulli, ed è subito why. Insomma, era un coralino, comunque sì. Però sì, in un certo senso sì, ha una connotazione assolutamente caraibica, ovviamente. Infatti il gruppo di Dave Samuels si chiama... Ma la Hawaii non sta nei Caraibi, scusami Marco, è prima... Sì, va bene, sono nei Caraibi, però stiamo sempre parlando... Ma perché la settimana scorsa mi sbagli sulle date, sì. Oggi mi sbagli sulla geografia, scusami. Però infatti, in effetti non è tanto hawaiano. Non è hawaiano. Hawaiano è uno strumento tipico hawaiano, è più accordo. No, ma che diciamo, è come sonorità. Beh, vedi che non c'è... No, dico, comunque... Proseguiamo. Posso continuare. E quindi stavamo cercando di venirne a capo di questa cosa. Quindi sì, due strumenti che apparentemente possono essere molto simili, perché di fatto la tecnica non differisce di granché. Sicuramente ci sono delle differenze, ovviamente, però non sono abissali come tra il flicorno e un fagotto, oppure tra il pianoforte e la chitarra, che sono proprio due strumenti diversi. Qui, a grandi linee, quando abbiamo una buona tecnica, padronanza dello strumento su uno, l'altro viene un po' da sé, sempre rimanendo ad un livello... semplice, ok. Poi chiaramente se bisogna andare sulla specificità, io mi sono specializzato soprattutto sul vibrafono, uno strumento che sento più vicino e riesco, col quale riesco a dialogare meglio. La marimba la trovo molto bella, molto espressiva, però un po' lontana per quanto riguarda la mia sensibilità in termini di musica. La musica che riesco a fare con il vibrafono non è la stessa che riesco a fare con la marimba. E quindi, scegliendo un altro tipo di musica, secondo me il vibrafono è decisamente più jazz. La marimba invece ti può portare anche da altre parti molto bene, cioè ti può portare più in direzione contemporanea, più appunto nella musica latinoamericana. Sicuramente ha una connotazione africana. Alle Hawaii ti porta, volendo? Volendo, allora, dipende, perché adesso con Alitalia sai che... Non c'è più. Allora vediamo se nasce Marimba Taglia. Ti porta anche alle Hawaii. Ti porterebbe anche alle Hawaii. E allora, ho voluto affrontare con voi questo argomento questa sera, perché visto che abbiamo già affrontato, anche seppur vagamente e velocemente, l'atmosfera armonica, seppur spiegato in maniera molto semplice, quest'oggi vorrei con voi terminare questa parte suonando in un modo in cui adesso cercherò di spiegare. Che cosa significa suonare all'interno e all'esterno dell'armonia? Cioè, quello che abbiamo fatto fino adesso a grandi linee è stato quello di presentarvi dei temi e delle composizioni che avessero una componente tonale molto forte, cioè io cercavo di suonare sugli accordi, vale a dire, se mi trovo di fronte a un accordo di Do minore settima, ok, suonerò la scala relativa, ok, oppure l'arpeggio. Centro
è questo, ok? Questo avviene durante l'improvvisazione di un brano jazz, avviene per ognuno di questi accordi, per ognuno degli accordi che vengono proposti. Poi un giorno parleremo di jazz tonale e jazz modale. Oggi vi farò ascoltare invece, visto che abbiamo la possibilità di avere anche la marimba, due modi di improvvisare sullo stesso brano. Io ho preso per esempio il brano Perdido di Quantisol, che era, se non ricordo male, il trombonista di Duke Ellington. È una composizione latin, mettiamola così, in versione latin, in cui sulla marimba suonerò in tonalità, vale a dire su quelli che sono le armonie, i centri tonali tipici della composizione, quindi sugli accordi. Sul vibrafono suonerò sugli accordi, ma suonerò anche fuori dagli accordi, cioè su accordi vicini fisicamente a quelli tipici della composizione, ma che hanno un approccio che definiremmo quasi stonato. Se io su queste note suono queste, queste sopra sono esattamente un semitono sopra rispetto alle note che stavo suonando e apparentemente possono sembrare ingiustificabili perché sembrano stonate. Se io suono questo, sentite come cozzano fortissimo, in realtà creano tensione, sono note che creano molta tensione perché non essendo all'interno della scala e all'interno delle note dell'arpeggio dell'accordo relativo creano una sorta di dissonanza che dovrebbe mantenere un aspetto, diciamo, di tensione, ok? Quindi relax sulla marimba, quindi Hawaii, come diceva il maestro Simone Vailati, e invece stress sul vibrafono. Allora, proviamo a vedere, faremo un pezzo lì, un pezzo qui, adesso il tema penso che lo faremo lì. Adesso dovreste ascoltare il tutto, spostare un microfono, spero di non fare danni, dovreste avere nel canale sinistro la marimba, in quello destro il vibrafono o viceversa, non mi ricordo come ho pampottato le due cose. Un secondo solo, e prendo spazio. Intanto Vailati vi canterà una canzone. Ti ricordi, Simone, di cantarci una canzone? No, no, assolutamente no, nego tutto. Anche perché facciamo scappare sennò tutti i nostri amici che ci stanno guardando. Esatto. Adesso non so se farò danni, Simone, vai, comunque fa niente. Lasciamo. Vuoi spostare anche questo? No, volevo spostare solo semplicemente un centimetro questo qua. Grazie, scusate, questi sono i potenti mezzi. Pochi mezzi, tanto cuore. Proviamo.
grazie ragazzi. La Ugez ci chiede, ci dice, quindi lei non stona quando suona ma crea tensione. Che è un giusto modo per vedere le cose, io direi. Eccellente la tua dichiarazione, Laura. Ma tu non stoni. Il fatto è che Laura Cogliati ha un timing pazzesco e canta e non stona. Cioè è una cantante seria. Andate ad ascoltare anche Laura Cogliati, che è bravissima. Anzi, Laura, se vuoi, approfitta impunemente della chat per mettere qualche pezzo tuo, se ce l'hai, qualche video, qualche cosa. Poi dovremo fare delle cose da tanto tempo, ma non c'è mai tempo di fare tutto. Allora, cari amici, adesso ci avviamo alla conclusione, ma dobbiamo fare la cosa più importante, cioè la telefonata a Daniele Di Gregorio, con il quale affronteremo l'argomento della doppia personalità e quindi un musicista del suo spessore che ha sicuramente un'anima jazz, cioè una personalità jazz e una pop molto definita, potrà aiutarci a raccontare qualcosa di assolutamente inedito e a capirne di più di questo mondo che è sempre più difficile, sempre più complesso, sempre più... anche i Beatles erano un complesso, lo sai, Simone? Sì, sì. Vedi, sì, vedi sì, la coerenza. Sai cosa ti dico? Sentiamo. Sono tua uscita, applauso. Bene, cari amici, adesso non spaventatevi se esco da questa parte, poi torneremo per il brano finale, perché Simone Vailati ci parlerà due minuti di cinema e di doppia personalità nel cinema. Veramente? E faremo un'improvvisazione su questo. Ah, sì? Sì, sì. No, ma non solo questo, perché l'idea è quella di fare un'improvvisazione con quello che voi scrivete nella chat e quello che dice Simone Vailati. Quindi dovete concertarvi con Simone Vailati per darmi degli input sia cinematografici sia anche in termini di romanzi, anche in termini letterari, non c'è nessun problema. Scrivete. Affinché io possa poi suggestionarmi a dovere per creare un brano dedicato alla doppia personalità. Fatemi sapere se volete che usi il vibrafono o la marimba o tutte e due. Io già dico entrambi perché è stato bellissimo. A proposito, io ho una domanda da fare. Tu rispondi sempre alle chat, ma poi a me non rispondi mai. Ponga la domanda. Hai mai suonato in live, nel senso in uno spettacolo, in un concerto, ambedue gli strumenti come hai fatto te stepoca anzi? Allora no. E se no perché? E se no perché? A me la risposta che piace di più delle quelle, sapete, quelle precompilate, è il termine non sa non dice. Quella che... No, intanto dovresti rispondere alla mia domanda. Parlo sempre, non sanno dice. Intanto dovresti iniziare la risposta con ti ringrazio Simone della domanda che mi... Ma sono un politico io, di solito queste lo dicono i politici. I politici dicono, innanzitutto, la domanda peggiore che tu possa fare a un politico, loro ti rispondono subito, innanzitutto grazie per la domanda, perché mi dà l'occasione per... tanto pensano, no? Allora, io non ho avuto tempo di pensare perché stavo parlando, però no, la risposta è sì. Oh. Ho suonato marimba e vibrafono nello stesso concerto, ma tecnicamente sempre su brani diversi. Cioè, contemporaneamente. Contemporaneamente no, non l'ho fatto e non lo faccio mai. Perché? Ma dimenticanza. No, ti dico che scenograficamente, ma no, musicalmente è una cosa molto molto particolare. No, è bello. Pensacene. Allora, facciamo così. Pensaci. Io sono disposto a fare il mio prossimo concerto con vibrafono e marimba, purché tu abbia la delicatezza di portarmi sul palco vibrafono e marimba. Io arrivo con proprio devo portarli fisicamente, sì, montarli. Uno dei problemi principali è quello. Immagino, come se non lo sapessi. Tra l'altro. Vabbè, questa è una battuta quindi, per noi. Intanto che stiamo per farvi... Intanto che io cerco il modo di telefonare a Daniele, mi farebbe piacere se voi intanto in chat ci aiutaste. Parliamo da qua o parlo da lì? Vengo da lì. Vieni qua. Vieni qua. Anzi no, facciamo una cosa, rimaniamo pure in questa posizione, perché magari prendo lo sgabello, se non ti dispiace, perché così almeno il cellulare lo appoggiamo qua e si sente. Noi volevamo fare la videochiamata, però il problema è che il nostro software al momento non supporta la videochiamata, quindi dobbiamo utilizzare Google, quell'altro meeting, ma non riusciamo in questa serata. Ecco, guardate che sgabello. Cioè uno sgabello serio questo, questo è uno sgabello professionale. Ti sei posizionato? Sì. No, allora facciamo così, riusciamo a parlare con Daniele. Io, se per te va bene Simone, avvicinerei questo microfono. Vai. Scusate ragazzi, è un momento delicatissimo.
È il momento del cambio ma palco. Siccome l'altra volta mi sono anchilosato la mano a tenere il telefono così, adesso lo appoggio e andiamo meglio. Allora, intanto Simone Vailati ci racconterà. Una volta c'era il cambio palco. Adesso c'è il cambio Vailati. Adesso no, c'è l'aggiustamento del palco, insomma. Live. Ma con queste cose che si fanno le differenze. Bene, Daniele Di Gregorio, vediamo se risponde. Dobbiamo arrangiarci, ma vabbè, di necessità virtù, come si suol dire. Oh, eccolo qua. Vediamo, qua dovrebbe sentirsi tutto molto bene. Pronto Marco? Eccoci, ciao Daniele, sei in diretta. Ciao Marco, ciao Simone, ciao. Ciao. Sentite un pochettino col fiatone perché sto correndo, sono andato proprio per rispettare il vostro tema, il dualismo, dualità, doppia personalità. Attualmente sono quasi in un bosco, quindi sto tornando a casa. No, che meraviglia, ma sta cosa è spacca. È buio, molto buio e freddo anche, quindi sto tornando adesso. E quindi ecco, visto che il tema vi ho seguiti comunque, ho seguito tutta la trasmissione. Ah, ecco. Sì, ho seguito la trasmissione perché comunque la linea prende, tranne i piccoli tratti, e devo dire molto interessante questo tema, molto interessante anche tutto quello che avete detto, come lo avete detto, e tutto quello che è suonato, anche l'ultimo brano appunto, Marimba e Vibrafono. Anche se io la marimba la vedo, tu hai parlato di questa doppia tra virgolette personalità, marimba, con l'aspetto diciamo così più dolce, il vibrafono più aggressivo, più in questo contesto. Per me è un po' il contrario. Mm-hmm. Quindi vedi che tutto no, non è proprio il contrario, diciamo che la marimba mi piace, come dire, abbracciarla sotto il profilo fisico, diciamo così. Sì. E quindi è uno strumento che mi dà molta fisicità, ecco, sotto tutti i profili. Certo. Poi la sorpresa di David Samuel, vabbè, è toccato, secondo me, il caposcuola della marimba. Assoluto, certo. Quindi, aspetta che sto rientrando nel mio studio, ma... è tranquillo. Tra l'altro, no, ma sono appositamente andato nel bosco, perché se si parla di doppia personalità, anche questa è doppia personalità. Ed è un aspetto molto importante. Cioè, andare nei boschi? Cioè, no! No! No, perché... andare nel bosco di notte, a mezzanotte, al buio, notte. Però, come dire, tutti noi viviamo e conviviamo con una doppia o tripla personalità. Nel caso specifico del sottoscritto, non solo... mi piacciono le arti marziali, come ben sai, certo. Ma mi piacciono un po' tutte le cose rischiose, diciamo così, e quindi un po' di adrenalina andando a correre appunto di notte mi piace molto di più che andare a correre semplicemente di giorno, ecco. Quindi non dobbiamo avvisare la questura di Pesaro, no? No, assolutamente. L'unica cosa è se mai incontrare qualche cinghiale o qualche lupo, direi di no, ma qualche cinghiale sì. Sì, da noi ci sono. E quindi, ma ecco, tornando al tema della doppia, visto che la puntata precedente ha fatto quasi un monologo, adesso ti pongo io la domanda, quindi cosa mi racconti tu della doppia personalità di una persona o nello specifico di un musicista? Cosa ne pensi? Beh, diciamo che farò mie le parole di Pirandello in Uno Nessuno Centomila. Ah, ecco. Cioè, diciamo che... sì, un po' sì, perché magari doppia personalità, non lo so. Però sicuramente ci sono degli aspetti in alcune condizioni, io parlo anche non solo musicalmente, che escono di più rispetto ad altre. Cioè, a volte ti scopri bravissimo a fare una cosa che non sapevi di saper fare, e certo. Cose invece per cui magari hai studiato e pensi di essere preparatissimo resti una pippa o comunque poco insomma, o comunque fai fatica. È anche la percezione con cui tu vedi te stesso che non è da sottovalutare. Cioè, proviamo a immaginare anche solo nel nostro mondo un musicista come, che ne so, Chick Corea, magari per qualcuno può essere illuminante e perfetto sotto tutti i punti di vista, per altri può risultare
invece una personalità fredda, calcolatrice, e questo Certo. potrebbe indurre ad avere due personalità. In realtà no, è sempre lui, ma la percezione con cui viene recepita il suo carisma è diversa a seconda delle persone, o forse degli stati d'animo o dei momenti. A me è capitato di essere proiettato in alcune dinamiche musicali in un periodo particolare della mia vita e riuscire a farle discretamente bene, e altre che davo per scontate, appunto, invece in un periodo particolare della vita non riuscivo a fare. Quindi è molto difficile sotto questo profilo, secondo me, essere una cosa sola. Magari, appunto, come dici tu, la doppia personalità è troppo poco, sarebbero 10, 11, 100.000, insomma. Ecco, secondo me, guarda, nello specifico, quando parliamo di un artista, in questo caso di un musicista, è proprio la relazione che si crea con lo strumento. Addirittura la scelta dello strumento che poi porterà in un futuro, al giovane musicista porterà in un futuro, a diventare, secondo me, in qualche modo, ovviamente a cambiare, a crescere la propria persona e personalità, però proprio a far sì che il tutto si moltiplichi, tra virgolette, le sue personalità. Io parlo per me, nella mia piccola esperienza negli anni, ancora prima di cominciare con Paolo Conte, ancora prima di iniziare alcuni percorsi, mi ricordo che cominciai a vedere, come dire, i vari interessi musicali che però lo strumento in qualche modo mi indicava. Certo. Cioè, quindi vedi questa relazione forte con lo strumento, come abbiamo tutti, appunto dalla voce al chitarrista, al sassofonista, al vibrafonista, percussionista, eccetera, eccetera. Questo rapporto fisico con il nostro strumento, secondo me, in qualche modo ci porta dopo dipende sempre da che relazione abbiamo con il nostro strumento. Ci sono persone e musicisti che hanno un rapporto molto più distaccato. E questo Certo. potrebbe essere magari in alcuni ambiti musicali dove la musica è più, non dico accademica, però Sì. potrebbe, mettiamo sempre il condizionale. Certo. Nel caso di molti musicisti questo rapporto è talmente vicino che diventa veramente un amore fisico. Sì. E quindi secondo me questo ci può dare un aiuto a capirci meglio e a capire meglio quello che vorremmo e quello che in qualche modo otteniamo e potremmo ottenere quando suoniamo questo strumento. Io ti volevo chiedere questa cosa. Non so se Simo, c'è qualcuno in chat che vuole chiedere qualcosa a Daniele Di Gregorio? Adesso no. Per adesso no. Ti volevo chiedere questo: come si riesce a questo proprio sul piano del lavoro, lo intendo. Ti faccio un esempio banale: come si riesce a suonare tutte le sere per tanto tempo, la stessa cosa, con la stessa forza, con la stessa intelligenza richiesta, quando però tu non sei lì con la testa? Cioè, non so se ti sia mai capitato dover replicare uno spettacolo o un concerto, ma la tua testa è altrove, non solo musicalmente, anche magari per appunto, disturbi o pensieri che in quel frangente coinvolgono la tua vita. E volevo chiederti se ti è mai successo, e se ti è successo, come hai affrontato la cosa o come riesci a affrontarla nel momento in cui si va live. Beh, purtroppo sì, no, devo dire che mi è capitato diverse volte, molte volte. E secondo me ci sono diversi modi per affrontare quel momento, quei momenti, quella situazione. E molte volte non siamo noi però a dover decidere, a poter decidere come affrontare. Ovviamente se la cosa che ti porta fuori strada, il pensiero che ti porta fuori strada è un pensiero, come dire, importante e importante e diciamo così un pensiero grave, e allora la cosa diventa preoccupante anche per l'esecuzione stessa, perché con tutta la concentrazione che potremmo metterci, però il nostro, tra virgolette, il nostro pensiero andrà sicuramente altrove. Certo. Quando invece il pensiero va altrove solo perché per stanchezza o solo per routine o per altre cose, beh, allora è chiaro che in qualche modo, io te lo dico perché con Paolo Conte abbiamo fatto circa 2.500 concerti, 3.000, Wow.
E quindi insomma, tra spettacoli, tra cose insomma, piccole e enormi. E quindi voglio dire, è normale in 31 anni trovarsi in una situazione di ripetizione, di routine. Certo. Però l'amore per il compositore, l'amore per la musica che suoni, sicuramente se c'è questo amore qui, sicuramente non, come dire, non arrivi mai a quella. Non arrivi mai in quella spiaggia, a quella conclusione, a quel punto interrogativo, a quella situazione. Quindi non è facile, perché è un fuoco che va sempre alimentato, quello, tra virgolette, dell'amore per la musica che suoni, qualunque essa sia. È una cosa che non va trascurata, non è una cosa che arriva a caso, no, è un amore per la musica, per il compositore con cui collabori e per la musica che suoni, che va alimentato di giorno, una cosa quotidiana. Tolto questo, possono capitare, la situazione lo diceva anche Gary Barton, dove diceva che lui spesso gli capitava di suonare e di pensare addirittura al dopo concerto, cioè alla pizza o a cosa avrebbe mangiato poi dopo concerto. Quindi, voglio dire, però è chiaro che in quel caso subentra la manualità, l'esperienza, insomma tutto quello che già conosciamo, ecco. Certo. Beh, anche questa ha la sua importanza. Cosa mangiare dopo un'esibizione non è secondaria, attenzione, no? No, è di primaria importanza. È di primaria, alzi. Io mi concentro soprattutto su che cosa dovrò mangiare dopo il concerto, visto che prima non mangio, quindi per me è importantissimo. Dove mi portano a mangiare, se hanno prenotato, sono tutte non aspetti secondari. Assolutamente. La mente che mente, come si suol dire. E, ti volevo chiedere questo, Dani, poi non ti rubiamo troppo tempo in realtà, però abbiamo questa occasione, ti ringraziamo. Io tra l'altro questa sera qui ho proprio acceso il malt, lo senti? Ah sì, certo. Perché ho da una parte, se parliamo proprio di doppia personalità, la marimba, che qui se si sente... Sente? Sì, sì, si sente. È chiaro che tu prima hai parlato di doppia personalità, la marimba può darti anche questa possibilità. La composizione che scrive, che tu conosci molto bene, Sacro e Profano, esatto. Parla, descrive proprio le tue personalità. Esatto. E quindi abbiamo il tema... Per poi svilupparti sulla seconda. E di nuovo la prima. Daniele, aspetta, senti, Sì. Ah, ecco, grazie per gli applausi. C'erano gli... Scusa, ma non potevamo esimerci dal far partire gli applausi anni 80 anche nel tuo caso. Allora, anni 80, questo brano l'ho scritto negli anni 90, quindi va bene, dai, siamo vicini. Ok, vabbè, dai, siamo lì. C'è Simone che vorrebbe farti una domanda. Allora, sì, il tema della doppia personalità, magari doppia personalità intesa anche come nei periodi musicali, perché spesse volte un artista di lungo corso, insomma, che ha tanta esperienza, no? A posteriori poi il periodo ha avuto un periodo musicale, ha avuto un altro periodo musicale, ma dalla tua esperienza riconosci di aver avuto dei periodi musicali differenti nella tua vita ad oggi? E se sì, diciamo, non so, legati a, appunto, a un periodo della tua vita, che ti è successo qualche evento? Sì, sinceramente li ho avuti, sì.
perché cioè, il filo conduttore ovviamente che è la musica ti ha portato poi a, a scoprire e a riscoprire nuove strade. Ad esempio, i primi anni dopo i primi anni che sono entrato con Paolo Conte, parlo del 90, 89, 90, 91, 92, i primi anni 90, mi sono riappassionato dell'orchestra. Quindi tutti, per tutto il periodo che ho fatto con Giorgio Gherlini sono rimasto strettamente legato ai miei strumenti, che erano soprattutto vibrafono e marimba, e soprattutto legato alla musica del maestro Gherlini. Poi invece entrato con Paolo Conte ho un po' abbandonato quel mondo tecnico e strumentale legato al vibrafono e marimba e mi sono rinnamorato, riappassionato di una materia che già mi piaceva molto, che conoscevo, che era appunto l'orchestrazione, soprattutto arrangiamento, ma soprattutto orchestrazione, e l'amore per l'orchestra. E quindi ho fatto per anni, mi sono rimesso a studiare, mi sono rimesso di ascoltare tutti i vari compositori di musica da film. Insomma, ecco, per me quello è stato uno spostamento, un bivio, come dire, ho scelto quella strada lì piuttosto che l'altra, per poi invece dopo 7, 8, 10 anni ritornare nella strada principale e riprendere, diciamo, riprendere il vibrafono e la marimba, anche se ovviamente in quegli anni lì ho sempre suonato, però l'interesse principale era proprio l'orchestra, il saper orchestrare per grosse orchestre, dal quartetto all'orchestra, anche dirigere, devo dire. Adesso, ad esempio, alcuni aspetti che mi interessavano loro, oggi mi interessano molto meno, ecco. Dunque, alla fine, diciamo così, riconosce un tre periodi musicali finora nel tuo excursus musicale. Sì, in linea di massima. Ecco, così, dalla tua viva voce, possiamo dirlo così, tagliamo agli storici, no? Il compito ingrato. Il famoso compito di dire, ha avuto quattro periodi, no, ne ha avuti finora tre, l'ha detto lui, dunque, è carta canta, è stato tutto registrato. Giusto, giusto, quindi su Wikipedia quando ci sarà il... quando c'è la tua, diciamo, la tua voce, la voce Daniele Di Gregorio, si potrebbe dire che ha avuto tre periodi musicali grossi di riconoscimento. Finora. Sì, ma come tutti abbiamo avuto il nostro primo periodo, che è stato il conservatorio, che è un periodo per noi tutti, credo, indimenticabile. Sì, certo. Il conservatorio ti indica la strada, in qualche modo, è un'accademia che è formativa, molto, almeno parlo io, frequentato negli anni 70 e ho un ricordo molto bello. Certo. Adesso le cose sono molto cambiate, però comunque resta sempre una scuola di altissimo livello, con bravissimi insegnanti, eccetera, eccetera. È chiaro che poi una volta uscito dal conservatorio, ecco, da lì in poi ti confronti e ti scontri con una realtà che molte volte non ti aspettavi. Certo. E quindi questo vale per tutti, per chi parte, come nel caso mio, da Urbino, sono andato a Milano, e per chi da Milano va invece a Londra o a New York o all'estero. Certo. Quindi insomma, ovviamente, ecco, quegli spostamenti d'assetto possono e sicuramente portano a nuovi periodi musicali. Nel caso mio, ecco, musicalmente parlando, sì, potrei suddividere il mio percorso in tre momenti musicali importanti, sì. Fantastico. E poi invece parliamo stilisticamente, allora quella è ancora una cosa più suddivisa. Sì, certo. Però non entra neanche, secondo me, in gioco la personalità, entra ad esempio, però entra in gioco la collaborazione con i musicisti. Quando io conobbi Luis Agudo metà anni 90, sì. In qualche modo, come dire, è nato dentro di me proprio l'amore, ancora di più l'amore per la composizione estemporanea, diciamo così, sì, che già avevo studiato con il maestro Gherlini, ma che non avevo comunque focalizzato, che non avevo comunque in qualche modo, come dire, fatto mio, ecco, cioè certo. non era diventata parte di me. Invece incontrando, e siccome nulla è a caso, io credo un pochettino a questo nella vita, sì, incontrando Luis Agudo è tornato come un boomerang quello che avevo studiato con il maestro Gherlini, e mi sono trovato a confrontarmi con quella realtà come se lui mi chiedesse quasi qualche cosa, certo, che io ancora non conoscevo, che avevo studiato ma che non avevo sviluppato. E in quegli anni ho avuto la possibilità, visto che eravamo in duo, marimbe e percussioni, quindi proprio nudi sul palco, un'ora e mezza di concerto, dove non c'era nulla di scritto, ecco che allora ho dovuto
riscartabellate, scartabellare, ritirare fuori, rielaborare tutto quello che avevo lasciato un pochettino certo. nascosto e nel cassetto. E oggi è diventata la mia passione più forte, più importante, comunque, che è la composizione estemporanea. Daniele, grazie mille. Volevo chiudere solo con una cosa, riguardandoci un attimo indietro, forse. Vabbè, diciamo il pretesto della puntata, cioè la doppia personalità, era appunto anche un po' un pretesto per parlare di diciamo più fattori che possono coesistere nello stesso momento, magari nella stessa persona. Quando prima si parlava anche di, prendiamo Lionel Hampton, che forse è l'esempio più lampante, ho letto a volte di persone che tendevano a dividere, appunto, come abbiamo fatto noi stasera bonariamente, ma di dividere la personalità di Hampton, cioè dicendo era un grandissimo vibrafonista e anche un grandissimo showman. Io sono più portato, magari mi sbaglio, però sono più portato a credere che Lionel Hampton fosse esattamente quello che era. Cioè, lui era nella sua totalità, era anche showman, anche vibrafonista, anche batterista e anche artista, anche interprete, anche improvvisatore. Cioè, magari a volte, appunto, come è stato fatto, la suddivisione in due categorie, no? È quasi riduttiva. In fondo, Daniele Di Gregorio suona in questo modo perché la storia di Daniele Di Gregorio e Daniele Di Gregorio sono. Cioè, perché lui suona quello che è, quindi esattamente come Hampton, no? Cioè, non credo. Nel caso di Hampton hai proprio toccato il traguardo, secondo me, il vibrafonista che ha portato insieme a Barton, ma molto più avanti, il vibrafono dentro, vuol dire, nelle case di tutti, tra Esatto, virgolette. esatto. Hampton è un caso unico, più unico che raro, anzi unico, perché nessun altro, poi c'è nella nuova generazione, c'è chi ha tentato e chi tenta in qualche modo di accodarsi, come dire, di avvicinarsi, ma sono inavvicinabili quei caposcuole lì. La potenza creativa che aveva Hampton al vibrafono, lo stesso alla batteria, ma lui proprio come showman, come personalità proprio, la personalità avrebbe potuto suonare tutto, tra virgolette, quindi Certo. questa sua totalità come musicista, come compositore, come strumentista, adesso lui si è poi espresso col vibrafono e con gli strumenti a percussione, ne avrebbe potuto, pianoforte, lo suonava a suo modo, ma lo suonava Certo. benissimo, Certo. quindi vediamo, in qualche modo ci sono anche autori della nuova generazione. Oops. Ah. Daniele, ci sei sparito. Daniele, Daniele, Daniele. Aspetta che ti richiamo. Forse tu ci senti e noi no. Un secondo solo che chiudiamo l'argomento. Aspetta, che era molto. È un classico, quando proprio si dice è caduta la È linea. caduto. Proprio siamo nel 2021, ma No, ancora cade la linea. non vorrei che fosse tornato nei boschi e dovessimo preoccuparci della sua incolumità. Esatto. Telefoniamo peccato per sapere se è tornato nei boschi. Per Dani? Tutto bene? Sei ancora nei tutto boschi? bene, sono ancora qui in studio. Ah, ok, no, pensavo nei boschi, avevo paura che fosse successo. No, no, sono in studio con i miei strumenti. Va bene. No, comunque, ecco, hai toccato Hampton, che è stato forse per tutti noi il vibrafonista che per primo abbiamo ascoltato. Sì, certo. No, no, no. Lo stesso Barton arriva dalla scuola Hamptoniana, quindi comunque. Assolutamente. Sì, poi lo vedremo magari Ecco. qualche sera questa cosa Certo. più dettagliatamente. Una sera, se riusciamo, facciamo la videochiamata, ma non penso ci saranno grossi problemi. Sarebbe figo, magari tu dal tuo studio ci fai sentire delle cose da lì, perché adesso col telefono magari. O dal mio studio, dal bosco, dipende dove mi trovo, caro, perché non è così scontato trovarmi al calduccio come siete voi, tu e Simone, io posso Ah, essere Daniele, ti ovunque. avviso, se vai nel bosco a suonare non mi chiamare perché io la marimba non te la porto nel bosco, il vibrafono non te lo porto perché già c'è il maestro Ah, Marco ecco. Bianchi che mi fa fare il lavoro di facchinaggio. Va bene. Vabbè, dai, nel bosco possiamo suonare con le cose che ci sono nel bosco, dai. Beh, certo, è ovvio. Non so, un dente di cinghiale, una mascella. Ecco. No, va bene, Dani, senti, grazie, scusa se ti abbiamo come al solito rubato No, del sempre tempo. un piacere trattare questi argomenti che sono molto, molto belli, ma anche molto complessi. Ecco. Sì, beh, Potremmo certo. parlare in una puntata invece delle movenze di un musicista, che è un aspetto che mi interessa molto, di come si muove, come si atteggia un musicista. Questo è molto interessante. Lo possiamo
possiamo, come dire, una piccola analisi la potremmo fare sia nella nuova generazione che, tra virgolette, nella vecchia, in quella che non c'è più. Sì, certo. Appunto da Hampton a Jackson, a Red Norvo, a Bobby Hutcherson, a Gary Barton, per poi arrivare agli ultimi che conosciamo. Secondo me ognuno ha una propria teatralità, diciamo così. Certo. Ed è un aspetto che a me interessa molto, non so per quale motivo, però è sempre piaciuto l'aspetto estetico, fisico, che il musicista ha dietro il proprio strumento. Bello. Dalla cantante che ha lo strumento dentro il proprio corpo, al saxofonista che invece lo abbraccia, certo, alla marimba che è una protesi con le bacchette, al certo, pianista che invece ci siede sopra. Insomma, ogni strumento viene accolto ed ogni musicista viene accolto in modo diverso dal proprio strumento. Questo è un aspetto molto interessante. Daniele, tu non lo sai, ma hai appena creato la sceneggiatura della quarta puntata. Preparati perché ci dovrai essere anche tu. Perfetto, ci sarò. Va bene, dai Dani. Senti, grazie buona mille. Buona serata. Un abbraccio, grazie, caro. Grazie un mille. Un abbraccio e buona serata. Ciao. Grazie, ciao bello. Ciao. Ok, grazie mille Daniele, sempre preziosissimo. Ringraziamo Daniele per le sue analisi, per la sua esperienza, poi soprattutto. Assolutamente, assolutamente. Di grande fama, ma soprattutto di grande esperienza, appunto, che ci racconta dalla sua viva voce insomma, la sua vita musicale, e sappiamo che ha avuto almeno tre periodi ad oggi. Tre periodi musicali, e non è roba da poco, voglio dire. Giusto? Assolutamente sì. Cari amici, siamo arrivati alla fine della puntata e abbiamo deciso di terminarla con, appunto, con un'improvvisazione dettata dalle suggestioni che Simone Vailati mi darà, e magari anche qualcuno in chat, non so se qualcuno ha scritto, comunque se dovessero arrivare delle comunicazioni cercheremo di chiudere la serata, la puntata, in questo modo. Allora, tu mi chiedi sempre delle suggestioni per il tuo pezzo, sì, musicale estemporaneo. Sì. E la puntata, il tema, la doppia personalità. Se vogliamo fare un richiamo con la doppia personalità, iniziamo volando altissimi, non alti, altissimi. Sentiamo. Ti citerò, allora mi viene in mente la doppia personalità, un Marnie, un film a livello cinematografico di indubbia fama del maestro Alfred Hitchcock. Sommo maestro Alfred Hitchcock. Film che trattava appunto dei problemi psicologici, forse un po' riduttivo perché è abbastanza complesso, della protagonista T.P. Edren, due, qui una doppia personalità proprio, diciamo, a livello psicologico, se vogliamo, no? Due, proprio quello più classico quando si intende doppia personalità. E altra doppia personalità che mi viene in mente, sempre rimanendo nel tema cinematografico, sempre rimanendo con il maestro Alfred Hitchcock, La donna che visse due volte. Ah, bello, La donna che visse due volte. Ma caro Marco, ho letto così in questi giorni il film che è stato eletto come miglior film di sempre. Cioè, esiste una classifica, tu pensi, in America esiste una classifica dove il tema di questa classifica è essere il miglior film di sempre, cioè classifica universale, planetaria. Non toccherebbe farci una puntata solo su questo. Assolutamente sì, per questa classifica. Quindi tra l'altro ha un solo, questa classifica ha un solo vincitore, certo, cioè nel senso proprio un solo partecipante. Del top. Allora, La donna che visse due volte, Vertigo, Brevi sinossi, senza raccontare troppo perché sennò qui non poi... Non possiamo spoilerare. No, entriamo nello spoiler, poi qui ci picchiano. E, La donna che visse due volte, cosa possiamo dire? È una donna che visse due volte, appunto, come dice il titolo. Non è che è morta una volta. No, dunque il doppio, no, si sa. Se non l'avete dire due volte. Ma non si può dire perché si potrebbe. Vabbè. Diciamo il tema del doppio portato un po', se vogliamo, all'inganno. Hai già detto troppo. Ho già detto troppo, e qui mi taccio. Ma visto che abbiamo volato altissimo con queste due citazioni cinematografiche sulla doppia personalità, vorrei chiudere, e da qui prenderò lo spunto. Quando si parla di doppia personalità, altro titolo emblematico, Lo strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il romanzo 1900 fino 800, adesso non mi ricordo, starò sul vago con le date, sul vaghissimo.
Film, racconto, bel libro, trasposto anche qui in tantissime edizioni cinematografiche, se non sbaglio una degli anni 30 che non ho visto, un'altra degli anni 40 che non ho visto, ma ve le vedrò entrambe perché mi hanno incuriosito. Ormai anche a me. E invece io prenderò per esempio una trasposizione cinematografica, attenzione, italiana. Sì. Dunque qui iniziamo a inserire qualche elemento della, a quello che dici, della tua improvvisazione musicale. È una trasposizione italiana, anche se vogliamo un po' di parodie, molto di parodia. Porkis. Porkis, no, ma a livello è quello. Okay. Si chiama Dr. Jekyll e Gentile Signora. È un film del 79. Cosa ti sei perso? Invece questo io l'ho visto da ragazzo, ti dirò adesso capire anche il perché. Protagonista Paolo Villaggio, protagonista maschile Paolo Villaggio, protagonista femminile è di Vic Fenech. Adesso capisci perché conosco l'esistenza di questo film. Film italiano, girato però, attenzione, gli esterni girati a Londra. Dunque, film italiano sì, ma coi soldi, perché girare proprio gli esterni a Londra, fin degli anni, fine anni 70, dunque se vogliamo anche strizza un po' l'occhio alla commedia sex, a mio avviso, ma proprio così un accenno, ha sempre un tema sociale, poi alla fine. Peculiarità interessante di questo film è che che nel racconto Dr. Jekyll era il buono, diciamo che vestiva un lato buono, Mr. Hyde il lato cattivo, se vogliamo. Qui invece nel film viene ribaltata, questo rapporto viene ribaltato, no? Con questo doppio ribaltato. Poi vedetevi anche, già che ci siete, vedetevi anche questo, vi fate una risata una sera. È proprio nel senso. Dunque gli elementi che io ti metto sono musica italiana, film italiano, musica dunque italiana, però con qualcosa di anglosassone, con qualche derivazione un po' anglosassone, un po' nordica, no, nord europeo, mettiamola così. E poi dall'internet Dario Puonara ci suggerisce Funky. Dunque direi che tu hai già un bel po' di elementi contrastanti l'uno con l'altro. Se italiano, anglosassone, vai, anglosassone, sì, Funky, con qualche derivazione, ma fate gli esterni a Londra con qualche derivazione anglosassone. Okay. Va bene, allora faccio spazio nella testa, cerco di creare ancora più vuoto tra le orecchie rispetto al normale, però volevo dire soltanto una cosa sul cinema e consigliarlo a tutti, a coloro i quali non l'hanno visto ovviamente, ma tanti l'avranno già visto, a proposito di dualità, non dico doppia personalità, però di dualità molto interessante ed estremamente attuale, il film Un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Capolavoro. Siamo sempre negli anni 70. Sempre negli anni 70, però questo film impegnato, molto bello. Perché il mio non era impegnato, scusa Paolo Villaggio, di Fenech, sì, più impegnato di così. Sì, sì, no, vabbè, se li avessi chiamati in quel periodo sicuramente sarebbero stati impegnati, quindi non discuto. Cari amici, concludiamo quindi la nostra avventura, questa volta sempre con vibrafono e marimba, a tema italo funk chi anglosassone. Anni 70. Ok. E vediamo che cosa succede, che cosa succederà. Intanto io colgo l'occasione per salutarvi con veemenza e ringraziarvi e ricordarvi che martedì prossimo saremo ancora online grazie a Simone Vailati, alla regia. Dovranno partire gli applausi di 80, sono rimasti gli quelli. Fallo, rilanciami. Simone Vailati alla regia. Simone Vailati alla regia. Niente, questo era un pugno di Bud Spencer. Vabbè, basta, non partono. Ecco, è l'unica cosa che poteva partire. Se non partono ci sarà un perché. Lo ringraziamo, ma soprattutto ringraziamo tutti voi perché siete stati fino adesso ad ascoltare un pazzo che parla e che suona. È un pazzo che schiaccia cose a caso su una tastiera. Che fa la regia a caso. E no, grazie, è stato molto divertente, spero anche per voi. E la settimana prossima il tema non ve lo possiamo dire, non per gelosia, ma perché non l'abbiamo ancora deciso e non è ancora definito. Ricordiamo la live di Dario Ponara, dunque dopo di noi collegatevi su YouTube. Esatto, andate a vedervi la live di Dario Ponara. Grazie a tutti e spero ci vedremo anche martedì prossimo. Un abbraccio, un saluto, tenterò l'impresa. Sono arrivati adesso. Thank you.
eccoci. Prego, prego. Bravissimo. Grazie, grazie mille. Scusate, non c'è aperto il microfono. Scusa. Okay. Eccoci. Eccoci, ci sentite adesso? Scusateci. Grazie, scusate, sono le... cosa sono? Mezzanotte. Mezzanotte. Mezzanotte, le corde si sono rotte. No, quella era buonanotte, le corde si sono rotte. Il grande Carosone. Grazie, scusate, l'improvvisazione... ma cioè, continuavo a pensare a Fantozzi e non riuscivo ad andare oltre, quindi prendete quello che c'è, come viene. E grazie a tutti veramente per pazienza. La vostra pazienza, gentilezza e supporto. Supporto e divertimento, perché mettiamo sempre tantissimo a chilate proprio. Che la musica è ancor prima di tutto divertimento. Grazie, grazie a tutti amici. Ci sono altre scritte? Sì, beh, applausi da tutti. Grazie. I nostri amici che ci stanno ascoltando e che ci hanno supportato questa sera. Grazie amici per averci supportato e sopportato anche. Dedico questa puntata al grandissimo Franco Cerri, che ci ha abbandonato, ahimè, soltanto 24 ore fa, più o meno, insomma, ieri, insomma. Quindi è una cosa abbastanza recente e dolorosa, però sappiamo che ha riabbracciato il suo figliolo Stefano, quindi sicuramente si faranno delle belle jam lassù. E grazie per tutto quello che ha fatto nella storia del jazz italiano e non solo, e quindi a lui dedichiamo questa umile puntata, che, della quale non ci siamo presi molto sul serio, però la musica è una cosa seria dal punto di vista del divertimento proprio, anche soprattutto, come dicevamo prima. Grazie, buonanotte a tutti e ci vediamo martedì prossimo, se volete. A martedì prossimo. Ciao. Ciao.